Supermercati Catucce e Ciba e Alter Discount. Sono fornitissimi, hanno prodotti di qualità e tutti i giorni ci sono tante nuove promozioni. Venite a visitarci, vi aspettiamo per regalarvi tante offerte ogni giorno. Aperti la domenica mattina. Si è svolto nel Parco Comunale la seconda edizione del torneo di Dama che ha visto coinvolti ancora una volta i bambini dell'Istituto Comprensivo Raffaele Leone di Ginosa Marina. Invece non lo è come una battaglia fra eserciti nemici su un campo bianco e nero che vittime non ha. Ci vuole fantasia, memoria, un po' di precisione. La prima mia partita è stata una disfatta, ma ciò che mi è piaciuto più ancora della sconfitta sono state le parole che ha detto mio cugino, ridendo come un matto da sopra il tavolino. Sei zitto, sei zitto. Ti ho dato scacco matto, non fare quella faccia. Per Paolo, secondo torneo di Dama qui nel parco a Ginosa Marina, organizzato dalla scuola Raffaele Leone. E noi di Ginosa Marina abbiamo la fortuna di avere un istituto comprensivo che è molto attento alle nostre, ai nostri bisogni, specie ai bisogni dei bambini. Con la partecipazione di molti genitori di buona volontà e con la grande collaborazione del preside Vincenzo Calabrese abbiamo potuto organizzare il torneo, che è un sogno a metà perché il resto ancora è tutto da vedere. Questa è la seconda edizione, finalmente possiamo avere l'onore di uscire allo scoperto davanti a tanti genitori che erano curiosi di sapere se realmente i bambini avessero imparato a giocare e hanno appreso le nozioni base. Oggi in particolar modo abbiamo il delegato della Federazione Regionale, il quale sta apprendendo effettivamente i risultati raggiunti e sicuramente sarà benevolo nei nostri confronti, ci aiuterà eventualmente ad aprire un circolo del gioco da tavolo qua a Ginosa Marina sotto il patrocinio della FID, che è la Federazione Italiana Dama. Preside ancora una volta la Leone, protagonista di questo bellissimo torneo di Dama. Sì, abbiamo voluto quest'anno ufficializzare un po' questa attività proposta all'interno della scuola dell'infanzia e quindi facendo oggi questa manifestazione qui al parco per dare dignità a un'iniziativa brillante che certamente qualifica il lavoro della scuola, degli insegnanti e di tutti coloro i quali sono coinvolti in questa bellissima iniziativa di dall'alto contenuto, come dire, pedagogico e anche come dire, didattico, perché i ragazzi attraverso questo gioco imparano diciamo, ad usare la logica e quindi è un fatto molto importante nella scuola dell'infanzia, ma vorrei anche dire come la costruzione degli stessi manufatti, della stessa scacchiera con le dame, la costruzione è stata fatta proprio in maniera artigianale e coinvolgendo i bambini in quelle attività manipolative e pratiche a cui i ragazzi della scuola diciamo dell'infanzia sono deputati. Io consentitemelo, insomma, sono veramente grate soprattutto a Pierpaolo Di Lena, questo genitore volontario che veramente ci ha messo l'anima, ci ha messo il cuore e in maniera disinteressata e gratuita ha voluto affiancare la scuola in questo delicato e importante compito, quindi gli sono veramente grato. Quindi, fra l'altro, abbiamo anche in questa circostanza voluto come dire, dedicare questa iniziativa, questo primo incontro tra i ragazzi ad una persona, ad un maestro che ha onorato la scuola di Marina di Ginosa e del maestro Giovanni Avarello, che noi ricordiamo sempre con affetto, con stima e al quale abbiamo voluto anche dedicare una targa ricordo che consegneremo alla maestra Rosa Sannelli, che è la sua consorte. Allora, siamo con i bambini della Leone. Nome? Italo. Aurora. Francesco. Lorenzo. Cosmin. Veronica. Che classe fate? La prima. Vi è piaciuto giocare a dama? Sì. È bello giocare a dama? No!
Supermercati Catucce e Ciba e Alter Discount. Sono fornitissimi, hanno prodotti di qualità e tutti i giorni ci sono tante nuove promozioni. Venite a visitarci, vi aspettiamo per regalarvi tante offerte ogni giorno. Aperti la domenica mattina.